guardando la palla di tenerla in campo e ovviamente non riuscivo a vedere quello che stava succedendo dietro di me e niente, ho sentito solo una ginocchiata sulla schiena e basta, adesso non ho visto nulla, l'ho rivisto dopo nelle immagini, c'era anche un fallo, però insomma l'arbitro ha deciso di far finta di nulla, non si sa come, ma ha fatto così e niente, andiamo avanti mettendo via questo episodio. Sì, una squadra corretta avrebbe buttato fuori la palla e loro non l'hanno fatto. Diciamo che la correttezza è un'altra cosa, però questa è stata la decisione che hanno preso lì per lì e niente, l'abbiamo pagata a caro prezzo. Magari nell'arco del campionato ci sarà una bilancia che pareggia le cose anche per loro. È stato un episodio decisivo perché al di là degli errori che ci sono stati, è il come abbiamo preso quel gol che ha innervosito la squadra e ha cambiato l'inerzia della partita, perché comunque eravamo passati in vantaggio e stavamo insomma controllando e gestendo abbastanza bene la situazione. Quell'episodio lì ha cambiato tutto e niente, ci dispiace perché ci tenevamo veramente tanto a portare a casa i 3 punti, a regalare un'ulteriore gioia ai tifosi in quella giornata particolare. Non ci siamo riusciti e questo ci è dispiaciuto molto. L'importante è che comunque la squadra ci sia, che comunque faccia anche una certa prestazione. È ovvio che poi ci sono gli episodi che cambiano le partite e penso che dei passi in avanti siano stati fatti rispetto a qualche settimana fa e dobbiamo proseguire lavorando su quello che è il nostro credo e il nostro gioco. Poi dobbiamo cercare di limitare gli errori che comunque ci sono stati e così fare quel passetto in più che ci manca per essere veramente una squadra importante.